Siamo qui oggi per condannare la legalità e chiedere il governo di rimettere delle leggi. Quindi adesso io scelgo me e per avanzare compagni, e per avanzare alcune proposte in ambito futura per le classi di H&M, particolarmente al suo ordine. Credo sia sotto gli occhi di tutti la mala gestione da parte di chi ha governato questa società per più di 15 anni. FNL è una società che potrebbe e deve diventare strategica per l'intera infrastrutturazione della nostra regione e del nord Italia, un volano di sviluppo per il trasporto pubblico locale sul quale non siamo venuti. Invece oggi siamo qui a dover esigere di voltar pagina da una gestione scellerata e con una visione di breve periodo. Sappiamo tutti, credo, quando il Presidente Achille ha speso i soldi di FNM, che in fin dei conti sono soldi dei cittadini lombardi. Ha avuto almeno il buon cuore di mettersi. Forse avrebbe dovuto farlo anche ben prima dell'arrivo della magistratura. Mi domando come poteva pensare di non essere lui l'ignoto a cui faceva riferimento il fascicolo aperto dai PM quando sono venuti a controllare le spese della Presidenza, me lo domando proprio. Anche il Presidente del Collegio Sindacale Belloni si è dimesso. Nel suo ruolo di controllo ha praticamente fatto il contrario di quello che la deontologia professionale gli richiederebbe. Ed è per questo che non giudico il suo lavoro per aver speso impropriamente i soldi della società. Ma mi domando se lui e il Collegio Sindacale hanno temperato il loro ruolo. Mi domando se abbiano mai fatto una verifica di cassa, per esempio. Esiste una contabilità parallela o vi sono sfuggite tutte queste cose sotto il naso? Ora che l'organo di vigilanza scade e decade, credo sia necessario procedere ad un audit anche sul loro operato e sulle spese da loro sostenute, oltre alle spese telefoniche che sono hanno fatto notizia. Anche tra l'altro mi domando, facciamo anche la figura degli Zumbelli, perché siamo gli unici che spendono tutti questi soldi in spese telefoniche quando esistono per tutti le tariffe di prezzo, quindi mi domando anche questo. Credo che chiedo, è stato mai, e non mi sbaglio, magari chiuso l'ufficio di Roma? E allora tutti i soldi spesi dal vicepresidente Randazzo a Roma sono serviti sempre per FNM o in Achille Style FNM pagava anche per attività non inerenti e non connesse alla società? Al contempo credo che il direttore amministrativo Stoppini ha molto da spiegare. Ha molto da spiegare a questa assemblea. Lui ha sottoscritto ad esempio le spese delle gallerie d'arte, ha accolto spese farmaceutiche rimborsate dalla società d'Achille, il quale poi magari ha avuto anche il coraggio di usarle per le detrazioni fiscali. Mi auguro almeno che nella gestione fiscale si sia tenuto conto della totale non attinenza delle spese all'attività aziendale, perché non vorrei ci trovassimo domani a subire anche accertamenti fiscali e sanzioni che ad oggi non sono accantonati e stimati nei fondi rischi. Mi domando, il direttore amministrativo, che tra l'altro ricopre diversi incarichi di rilievo all'interno del gruppo, non si è accorto di nulla di queste distorsioni finanziarie? Ma quanti soldi guadagna, tra l'altro, il direttore amministrativo, tra tutti gli incarichi del gruppo e soprattutto i premi? Tra l'altro, i premi. Alla luce di quello che sta avvenendo fuori, io credo che sia doveroso fare un accertamento anche su questo e voglio avere una risposta chiara. Credo che o siamo davanti a una malafede o incapacità, non vedo grandi alternative. In entrambi i casi io credo che i premi non siano dovuti e credo che la società debba chiedere che vengano restituiti, perché se sia questo il centrale degli obiettivi dobbiamo porci qualche domanda. Nella relazione sulla gestione tra i principali rischi si parla di un aumento dei costi del personale tra i vari rischi. Ed ecco, il problema però credo non sia tanto quello, ma quanto vengano scelti, come vengono scelte le persone. Beppe Grillo prima ha citato alcuni nomi. Bene, sono state fatte continuamente, anche recentemente, assunzioni non per merito e competenza, ma per affiliazione politica. In sostanza bisognava essere vicini a Forza Italia come passamani, di cui tra l'altro vorrei vedere il curriculum. Che esperienze pregresse aveva nel campo per ricoprire questi ruoli? In FNM pare che se hai un curriculum inadeguato, ricoprire il ruolo per il quale vieni assunto non è un problema. Al massimo si ricorre a una consulenza esterna, no? Come quella data per esempio a cifre faraoniche, amici degli amici di Forza Italia, per lo più condannati per estorsione e peculato come Caio Agnello, tanto pagano sempre i cittadini. Sono tutte cose documentate, non stiamo parlando a caso, ci tengo a sottolinearlo agli altri. Senza dimenticare un recente assunto come dirigente, il dottor Adetti, ex parlamentare dell'Udeo, insomma, non entriamo qui, insomma, si potrebbe valutare anche altre cose. Da giugno 2014 l'ex responsabile audit interno è stato arrestato per presunta associazione a delinquere volta all'emissione di false fatturazioni e di riciclaggio. Io dico, si può sbagliare nell'assunzione, ma è possibile che li assumiamo tutti quanti? È una concentrazione di sfiga mostruosa, scusate il francesismo, ma io credo che sia una cosa vergognosa. Abbiamo Ferrovie Nord che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, abbiamo Trenord che gestisce servizi di trasporto su ferro in Lombardia. Stiamo approvando il bilancio di gruppo oggi senza nemmeno avere il piano industriale di Trenord, che forse arriverà a ottobre, che sta lavorando per riportare i servizi erogati ai livelli del passato. Ma io vi dico cosa abbiamo fatto in questi ultimi anni, e questo lo rivolgo anche all'assessore Garavaglia, insomma in rappresentanza della regione. Nonostante ci fosse un peggioramento consistente degli standard di qualità e di indici di puntualità, è stato rinnovato il contratto di servizio. Al di là dei rischi che si intravedono, che qualcuno ha già paventato nei soci che mi ha preceduto, connessi a questa procedura, ritengo sia doveroso in ogni caso, alla luce di questo, puntare, assessore Garavaglia, ad avere
Da FS la maggioranza di questa società partecipata, non condivido l'idea di dismettere il bene pubblico, perché una società come questa deve rimanere pubblica. Noi dobbiamo ricordarci che pubblico non deve voler dire inefficienza, vuol dire interesse dei cittadini. E quindi noi crediamo che sia importante, come Trenord e come FNL, andare a chiedere la maggioranza in FS, da FS, perché noi abbiamo una leva per farlo. Cresciamo e investiamo nel trasporto pubblico locale. Per Expo invece sono stati tagliati 380.000 km di servizio ferroviario, il che significa riduzione di corse permanenti su tutte le province lombarde. Per cosa? In quale ottica? I treni su quella linea sono vuoti, stiamo perdendo soldi, nostri soldi. Vogliamo rivedere subito anche questo, oppure pensate di aspettare a fine ottobre per far la conta del buco che abbiamo accumulato? Intanto lasciamo il core business alla sbando, lasciamo i pendolari viaggiare in carri bestiame, dimenticandoci che sono loro la nostra priorità, i nostri clienti che ci garantiscono la continuità aziendale, non l'Expo che dura 6 mesi. Abbiamo cercato di valorizzare aree in prossimità di alcune stazioni come ad Affori, dove abbiamo fatto guadagnare il gruppo della Frera, ex braccio destro di Formigoni, che tra l'altro oggi nemmeno ci sta pagando per quanto pattuito. Però mi domando, FNM fa gli interessi dei soci, dei cittadini o della politica? Sono stati versati più di 25.000 euro più IVA alla Fondazione Mantovani, attuale vicepresidente della Regione Lombardia. Sono stati dati 20.000 euro all'Avis, che per l'amor di Dio non è un problema, anch'io sono un donatore, ma mi domando se è possibile che diamo 20.000 euro all'Avis di Arconate, dove Mantovani è sindaco. Cioè, le casualità della vita di prima, no? Deve essere una sfortuna pazzesca. Sul problema Borrelli richiedo tra l'altro ai revisori se siano convinti che l'accantonamento sia adeguato ai rischi connessi, perché non è stato ben specificato secondo me nella relazione, i revisori dei conti dicono che tutto posto, voglio avere garanzie. Il Politecnico va relazionato dando la responsabilità del disastro al management, tra questi sicuramente si può annoverare anche l'ex direttore generale, col quale abbiamo contenzioso tra l'altro per reati di falso ideologico e truffa, tanto non ci scandalizziamo di queste cose oramai. Ma perché allora non si è aperto un confronto anche su questo? Io credo che si possa valutare di attivare un'azione di responsabilità anche su questo passaggio. Non vorrei solo che non fosse stato fatto, perché è sempre più facile dar colpa agli assenti a parole, ma in giudizio si rischia che cadano tutta una serie di altarini. Ad esempio, banalmente, mi domando se erano stati inseriti correttamente tutti i dati, compresi quelli provenienti da FS, che una parte sicuramente ce l'ha messa anche lei. In conclusione io chiedo che venga fatto un audit sul collegio sindacale che scade oggi, le loro spese, i benefit e la verifica del loro lavoro. Se non avverrà oggi, chiaramente non verrà fatta partire, noi comunque come consiglieri regionali ci attiveremo per richiedere la documentazione come nelle nostre possibilità. Siamo curiosi di leggere il curriculum di Passamani, soprattutto visto che gli è stato dato un ruolo importante. Chiediamo che venga fatto un audit sulle spese del vicepresidente Randazzo e la loro attinenza con il ruolo che lui ricopriva e con le deleghe, nonostante si possa giocare in maniera borderline, viste le deleghe che sono assegnate, i guadagni complessivi del dottor Stocchini e l'ammontare dei premi che chiediamo, come ho detto prima, che vengano restituiti a FNM immediatamente. Chiediamo che venga diminuito il numero dei treni sulla linea Expo, che ci fa perdere soldi, e vengano messi immediatamente sulla linea dei pendolari, che sono i nostri clienti e il nostro core business. Proponiamo un'azione di responsabilità verso il management per il loro operato al fine di tutelare FNM. Chiediamo, ripeto, assessore, che venga presa la maggioranza o proposta, e si inizi una trattativa per chiedere la maggioranza in Trenord. Chiediamo se riparta con un piano di investimenti di medio periodo, sia infrastrutturale che materiale rotabile, a patto però che si faccia. Abbiamo tantissimi investimenti dichiarati e annunciati che poi non si vedono mai, non arrivano mai alla vita. Si punti a prendere, ripeto, la maggioranza in Trenord per dare un baricentro gestionale in Lombardia, si cambi la gestione delle deleghe interne. Non credo sia più tollerabile una doppione di deleghe tra il direttore generale e il presidente, con costanti conflitti, ripicche e inefficienze, solo per poter avere gettoni e emolumenti maggiori. Si torni quindi a mettere centralità all'obiettivo societario, si elimini l'avidità dei dirigenti e si rimetta il coraggio e l'onestà al centro dell'operare societario. Grazie.